Ciao a tutti ragazzi, Agua qui con un altro episodio della Road to Diamond. Questa volta saranno due game con Kha'Zix. Eh già, non avevo mai fatto in Season 4 un commentary su Kha'Zix, quindi in questo video cercherò di spiegare più cose possibili su di lui. Quindi, come al solito, rune, masteries e item sono in descrizione. E questo commentary, questi due game sono stati fatti dopo la patch che ha modificato il danno alla Cuda isolato e ha messo 2 secondi di stealth sulla ultimate evoluta invece che uno. Quindi, starto dal blu, ovviamente per gankare la top lane, visto che loro hanno Riven top, che è un champion abbastanza aggressivo. Punterò sul fatto che appunto andrà aggressivo su Olaf, in modo da potermi permettere un buon gank. Oltretutto abbiamo Annie mid contro Veigar, quindi dovrebbe essere dei gank abbastanza facili, diciamo. Quindi faccio il mio raid portandolo nel brush in questa posizione, in modo da isolarlo dagli altri target e fare più danno di Q. E mi dirigo subito top, quindi Ward nel caso arrivi Jarvan, non si sa mai. E Riven fa il livello 3 e si butta su Olaf. Ora Olaf avrebbe dovuto ghostare molto prima, magari si salvava. E io prendo la kill. Vabbè, loro prendono First Blood, io prendo la kill. Ora, in una situazione normale, sarei rimasto top per farmare, ma voglio gankare il più possibile. Quindi mi dirigo mid, ma Annie usa lo stun e Veigar becca, quindi mi fa capire che c'è una ward. Io quindi vado a fare Ivrate, visto che ho anche lo smite. E Veigar comunque rimane al centro della lane, senza mana. Io quindi pingo per andare aggressivo. Annie non ha lo stun, ma i miei danni bastano, quindi lui va, io flash, lui flash, io flash, mi tanco 2 colpi di torre, ma mi salvo. Annie stunna Jarvan, Jarvan non aveva il flash, quindi niente. Quindi ho già 2 kill, mi sto già fiddando abbastanza bene, l'importante è che non faccia errori come questo. Vedo che Riven è a 3/4 di HP e decido di andarci, nonostante mi sia un livello sopra. E quindi failo, anche perché, vedete, le salto addosso, wardo, ma manco la mia W che mi avrebbe altrimenti curato e lei mi deleta. Quindi ho sbagliato, avrei dovuto farmi i cavoli miei, fare i golem, fare il livello 5 e poi magari andare se fosse rimasta in lane. Quindi failo, do un'altra kill a Riven, le do un red buff e ora Riven è un pericolo per questo game. Per la buona riuscita di questo game. Quindi quello che voglio fare è riportarmi top il prima possibile. Quindi volevo fare Ivrate e andare top, ma vedo che Jarvan viene mid. Però Annie a livello 6, mentre Veigar è ancora al 5, grazie al gank che ho fatto prima. E quindi Annie prende una double kill e io prendo un assist. Quindi questo è stato un gank sbagliato da parte di Jarvan, che non aveva mana oltretutto. Ha fatto la combo e poi basta. Mi porto bottom, ma non lo so, Thresh era troppo indietro, grabba un minion, lanterna e nulla, e quindi niente, vado dal mio blu che Annie mi concede, molto gentile. Quindi faccio il blu, evolvo la R giusto per provarla e Riven prende un'altra kill. Quindi ho evoluto la R perché volevo provare effettivamente questi 2 secondi di stealth se fossero davvero buoni. E devo dire che non è che mi piacciono più di tanto. Cioè, nel senso, sono fighi, però evolvendo prima la R, devi evolvere la Q per ultima, perché vuoi sempre evolvere la E come seconda evoluzione, perché ti serve come reset nei teamfight. Quindi qua Riven mi invade, io salto via perché vedo che manca e infatti lei flash, cerca di uccidermi. Meno male che sono saltato via. Quindi ora Riven non ha il flash e di conseguenza dovrò assolutamente dirigermi top prima pulisco il mio red. Quindi mi dirigo top, lei non ha il flash, è pushata come non mai e questa è un easy kill. E io prendo lo shutdown, quindi ho appena recuperato l'errore che ho fatto prima, dandole una kill e red buff. Ora mi sono ripreso anche lo mi sono preso anche lo shutdown. Quindi mi dirigo mid. Pensavo che Annie avesse l'ultimate, aveva lo stun carico, ma non no, non funziona. Non ha abbastanza danni per ucciderlo e si tanca la torre. Sarebbe dovuto andare back, cioè si poteva salvare, ma ha deciso anche lei di andare all in e quindi è morta. Vado a fare i miei wraith, niente di grave, vado a fare i miei wraith. Pusho mid, visto che Veigar è andato back, così posso prendere più esperienza possibile. Vado per fare i loro wraith, ma vedo che Jarvan si sta avvicinando, quindi decido di andare su di lui, visto che ho molti più danni e con la R evoluta posso resettare la mia passiva, ma arriva Veigar e Jarvan si salva. Probabilmente con la Q evoluta l'avrei ucciso Jarvan, anche perché
La Q evoluta mi permette di avere più range sulla Q, ma forse non avendo evoluto, non evolvendo la R lì non mi sarei salvato perché la R mi ha ridotto i danni della torre e della Q di Veigar. Quindi, boh, chi lo sa. Preferisco evolvere la Q in ogni caso, perché ti permette di farmare più velocemente e di fare più danno in generale, sia ai campi che ai champion. Quindi abbiamo Veigar bottom, a quanto pare ha deciso di farci una sorpresa, quindi io sto bottom mentre prendono un'altra kill top blu. E Annie rimane mid a pushare e non capisco sinceramente il perché Veigar rimanga bottom, voglio dire, cosa sta facendo? Sta pushando insieme alla bottom lane? Hanno perso la torre mid per questo, cioè, non è stato worth. E poi Veigar muore perché viene gangbangato da Annie. Povero Veigar. E noi facciamo il Drake. Gli prendiamo una kill, il Drake e una torre. Così, proprio random. Vabbè. Io mi dirigo quindi top, visto che da un po' che non ci metto piede. E vedo che Olaf ha pochi HP mentre Riven è già pronto ad evarlo. E infatti, eccola che parte. Quindi arrivo giusto in tempo per salvare il mio amico Olaf. Madonna, i danni che fa questa Riven sono immani. Bensì. Faccio il mio red. Pulisco i miei wraith, visto che erano fatti. E qua salto su Veigar. Non ho ancora la. Sono ancora a livello 10, quindi non ho il salto evoluto. Di conseguenza non ho un close the gap proprio buonissimo, ma mi permette di gankare comodamente dai brush. Quindi ora mi dirigo bottom, visto che guardate dove stanno. E come al solito nessuno arriva. Io uso la W sui minion, vabbè. Mi stealtho, salto su Janna, prendo la kill. Probabilmente l'avrei dovuta lasciare a Draven questa kill perché ha un sacco di stack anche lui, di passiva. Vabbè, prendiamo la torre. Arriva Veigar, quindi salto via dalla combo di Jarvan e decido di recallare. Quindi adesso sto andando di. Ho fatto un brutalizer, sto andando di Last Whisper ora, diretto. E Riven prende due kill. What the fuck? Mi hanno dato due kill a Riven, proprio a buffo. A random proprio. Evolvo le mie lucce e mi porto verso mid, visto che vedo che c'è Jarvan che sta pushando la torre. Quindi mi stealtho. Grazie ai 2 secondi di stealth aggiuntivi, lui mi vede arrivare troppo tardi. E non so perché decide di saltarmi addosso. Io paro un bel po' di danni grazie alla mia R. Interrompo anche. No, niente, non interrompo niente. Non avrei dovuto flashare probabilmente perché non sarei morto. Avevo la E evoluta, quindi potevo jumpare via, ma per sicurezza ho deciso di flashare. Quindi mi dirigo bottom, visto che Riven ha deciso di venire bottom a darci fastidio. Madonna. Ok, uccide Draven. Io adesso non posso buttarmi in mezzo, sto aspettando che arrivi Annie. Quindi Annie arriva, flash ulti e Riven ci lascia. Quindi buona l'azione da parte di Annie. Io vedo che sta arrivando Veigar e Janna mi blocca il salto col tornado. Odio quando succede. Ma forse è stato un bene visto che sta arrivando Veigar. Quindi stiamo sotto torre, io vado a curarmi un po' grazie al Lizard. Faccio il blu, faccio i lupi, faccio Wraith. E ora mi porto verso top lane, visto che c'è Riven che sta pushando. E mio Dio, vi renderete conto dei danni che fa questa Riven. Quindi andiamo, io e Olaf, io salto. E questo forse è stato l'errore che ho fatto. Mi sarei dovuto stealthare prima di saltare. E in questo modo mi ha fatto full damage con tutto. E flasha. Quindi, fuck you, Riven! Meno male che è morta. Mio Dio, i danni di quella Riven. Quindi io muoio. Mi serviranno un po' di HP. O imploderò ogni fight solo da quella Riven. Quindi faccio il mio red. Mi dirigo verso bottom lane per chiudere Sivir e Janna. Naturalmente. Oh madonna, Thresh sta sempre più indietro della di Carry. Perché? Vabbè. Quindi Veigar arriva bottom. E vediamo, grazie alle ward, che sta arrivando anche Riven. Quindi 5 bottom sono. Io decido di rimanere in questo brush, al massimo mi posso stealthare se succede qualcosa di pericoloso. Quindi arriva Veigar, io gli tiro tutto, mi stealtho per evitare danni, salto via e qui fanno un errore, si buttano 2 contro 4 e Jarvan implode, Riven implode, io salto, uccido Veigar. Salto e ancora una volta il tornado mi stoppa. Quindi Janna ulta, arriva anche Olaf che ha ultato per non so quale motivo. Quindi Janna carica il tornado, io flash, salto, prendo la kill. Risalto su Sivir e prendo la kill di W. Quindi. Ho preso un bel po' di kill in questo
fight. Ho preso 3 kill se non sbaglio. Ho finito già il mio Last Whisper, quindi posso fare full danni. E ho finito anche la Black Cleaver, quindi adesso i danni che faccio sono enormi, quasi quanti quelli di Riven. Quindi mi porto top a pushare la lane che ha pushato Riven. Ma vediamo che poi Riven entra nella nostra giungla per qualche motivo e viene trovata da Annie, che è bella tankosa. C'ha una... oh mio Dio, c'ha Roa e Relay. Ok, Relay su Annie. Perché? Vabbè, ci portiamo quindi mid a pushare, visto che loro non hanno il raid boss. E per qualche motivo abbiamo Thresh bottom. E la sua scusa è stata: stavo cercando di holdare la lane, la wave. Ma perché? Sei Thresh, vieni da noi. Quindi qua Annie ingaggia, anche se io non volevo effettivamente fightare, volevo solo prendere la torre. Quindi mi butto in mezzo a tutti, e quando sto per saltare via, l'ulti di Janna mi interrompe il salto. Io muoio come una merda. Mio Dio, Janna, ti odio. Lì sono morto perché Janna mi ha ultato. E invece di spararmi via, giustamente, mi ha spiaccicato sul muro. Maledetta Janna. E maledetta Annie, che ingaggi senza dire niente. Quindi moriamo tutti praticamente. Thresh, eccolo qua, l'eroe della, della partita. Che arriva, non so perché. E viene divato. Viene divato, arriviamo noi. E Annie prende la kill. Poi si virulta, quindi io dico ok, fuck you. Vado a fare il mio blu allora. Faccio il mio blu, vado a fare il drago, che è respawnato. Ora recollo. E sto andando sì di Randuin, perché non ne posso più di tutti i danni che mi fa Riven. Sono dei danni illegali. E visto che ci sono appunto Riven e Sivir bottom, che abbiamo visto, decidiamo di startare un Baron. Tanto per, se arrivano al massimo li possiamo fightare, visto che Riven e Sivir sono lontani. Quindi qua Jarvan ingaggia, fela lo smite. Io prendo il Baron, Jarvan implode, Sivir viene slowato dal box, quindi non ha modo di andare su Draven. Quindi io posso, sono liberissimo di saltare, steltarmi e uccidere tutti. E qua muore il loro intero team. E questo è la vittoria. Oh. Quindi questo game non è stato facile, ve lo posso giurare. Non è stato un game facile, ho fatto un paio di cavolate, ma alla fine sono riuscito a rimediare e quindi abbiamo vinto con un loro surrender. Quindi questo era il primo game, passiamo quindi al secondo game. Ok, secondo game, siamo dal lato blu stavolta. Abbiamo Mundo Top con l'Exhaust, non so perché. Kog'Maw, Nunu bottom, wow, una lane che non vedevo dalla season 2 probabilmente. E Cassidy mid. Che non banna Cassidy. Vabbè, starto dal blu questa volta perché non ho nessuna intenzione di gankare top per League a livello 3, perché abbiamo Mundo con l'Exhaust e loro hanno Nasus col Ghost, quindi non c'è modo che avremo qualche chance di ucciderlo. Quindi starto dal blu per gankare o mid o bottom. Oltretutto il blu su Kha'Zix è molto figo, quindi non mi dispiace startare da blu, anche se non ho l'aiuto dalla bottom. Quindi come prima porto il minion nel, il red buff nell'angolino, quindi posso fargli più danno aggiuntivo. Mi dirigo mid perché vedo che Anivia sta pushando duro. Deduco sia wardato, anche se effettivamente non lo è. Quindi vado a fare i miei wraith molto velocemente e poi mi riporto mid. E adesso vedo, ok, no, non era wardato. Quindi salto e prendiamo la first blood sull'ovetto. La prende Cassidy. Quindi adesso arriva Lee Sin. Missa la Q. Io non avete visto niente. Quel bug, lag. Vado a pulire la mia giungla che Lee Sin ha invaso. E adesso, siccome non ho niente da fare e vedo che Nasus ha wardato in questo punto, decido, ok, sai cosa? Io salto da qua e vado a dargli un po' di fastidio. Tanto non ho niente da farmare. Mo che arrivo i Wraith, passano 20 anni. Tanto vale che vada top. E a questo punto dico, ma vale la pena che recalli adesso? Tanto vale che torni indietro e gli vada a dare un po' di fastidio. Però Mundo manca l'accetta più volte. E niente. Quindi Nasus va back, perde un po' di creep, forzato a usare il TP. Quindi non è andata proprio male, se non fosse che poi li si inganca bottom e prendono una kill. Quindi me ne ritorno mid. Stavolta è addirittura wardato, quindi boh, non so cosa questa Nivea stava pensando. Probabilmente nessuno ha pingato e quindi non se ne è accorta. Boh, vabbè. Quindi Cassidy prende un'altra kill. Io vado a fare i miei wraith
e mi preparo a fare il mio blu, quindi decido di wardare nel caso arrivi un Lee Sin random. E di fatti arriva Lee Sin, anche se non so il perché, probabilmente aveva capito che avevo startato dal blu, ma invade da solo e questi sono i rischi di invadere da solo. Specialmente contro un Kassadin che ha una mobilità assurda. Quindi non ho i soldi necessari per finire il Lizard. Faccio tre Longsword, non giudicatemi. E decido di gankare o mid o bottom. Bottom meglio, visto che c'è Thresh che non ha il flash. Mi pare me l'avessero detto che non aveva il flash, quindi è un easy kill proprio. E poi me ne torno nella mia giungla. Possibilmente verso mid, perché vedete che Kassadin è abbastanza pushato e quindi potrebbe essere bersaglio di un gank da parte di Lee Sin, che viene deletato male da parte di Kassadin, ma si salva. Quindi pusho la wave, vado a fare i lupi visto che ho lo smite up. E questo è totale snowball da parte più che mio della mid lane, che ormai ha totale controllo. Lee Sin si mostra top, non so perché volessero gankare il mondo. Motivo è sconosciuto. Vabbè, comunque io ward il loro blu e mi dirigo bottom, visto che sono belli pushati come al solito. E hanno già usato la lanterna, quindi non c'è modo che possano scappare. E queste sono due kill easy per me. Flash, prendo la kill. E adesso questo è un free drain. Ah, comunque questo game ho evoluto la Q, non la R. Evolvendo la Q naturalmente si hanno oltre che più danni, si può farmare molto più velocemente e avere il range extra della spell. Quindi non è male evolvere la Q per prima, anche se è stata nerfata. Quindi mi dirigo mid da dietro, passando da dietro, visto che non era wardato. E prendiamo un'altra kill su Anivia, poveretta, che è 0-3. Vado bottom, non mi spida e lui muore. Sono in Rampage, sono bello fiddato. Recallo, Brutalizer, finisco i Boots, li finisco abbastanza presto, ma più che altro perché loro hanno un bel po' di CC e quindi mi potrebbe servire avere l'extra Tenacity. Mi faccio il mio Red e mi dirigo. Ora io qua non ero, non sapevo se dirigermi effettivamente mid o bottom, quindi ho detto vabbè, wardo. Poi vedo che Lee Sin va a bottom, quindi mi dirigo anch'io. Purtroppo Kog'Maw esplode. Ma abbiamo Kassadin che si sta tippiando, quindi aspetto che arrivi e poi mi butto anch'io su di loro. Quindi Lee Sin implode, ma arriva Nasus di TP e quindi cerco di scappare in ogni modo. In ogni modo Anivia uccide Kassadin di Ignite e io prendo la kill su Nasus, che però prende lo shutdown. Beh, grazie al cielo questo Nasus ha deciso di andare Locket first item. Non chiedete, non lo so. E quindi non penso sia un problema avere lo shutdown mio su di lui. Quindi Thresh muore, suicidando. Ah no, non muore. Non muore? Come si è salvato? Ha ballato in mezzo a Kog'Maw e lui. Vabbè. Quindi mi dirigo mid per pushare, ma Kassadin arriva troppo tardi. Era andato dai lupi avversari, non so il perché. Questa sarebbe stata una free torre mid, ma lui ha perso tempo. Quindi vedo che Lee Sin è andato dal White, quindi pingo al mio team di andarci. E il poveretto. Quindi uccidiamo Lee Sin. E la bottom lane, no, in particolare Draven, non so perché rimanga. Sia rimasto. E Thresh dove va? Vai a lanternare il tuo AD carry, no? Vabbè. Lasciato al suo destino. Vabbè, mollo lanterna. Che lanterna è? Vabbè. Quindi Thresh e Draven muoiono. Io salto. Prendo la kill e salto via. No, non prendo la kill, prendo l'assist e salto via. Quindi il Drake è AFE. E già da adesso si può dire che il game è finito praticamente, perché abbiamo preso un macello di vantaggio. Ah, qua muoio. Non si è visto, perdono, chiedo perdono. Non si è visto quando muoio. Non coprirei mai una mia morte. Quindi arriva Lee Sin. Io lo vedo, Kog'Maw non lo vede. E non riesco ad andare indietro Kog'Maw per farmi indirettamente parare la Q da lui. E quindi, beh, almeno lui muore. E vabbè, ho fatto una cagata, insomma. Va bene, respawno. Ho già la Whisper, quindi sono decisamente enorme. Ah sì, un altro item che si potrebbe fare su Kha'Zix Jungle è l'Hydra, ma lo riserverei solo quando si è fiddati oltre ogni modo, visto che ci si mette tanto a chiuderlo. E quindi qua vediamo che Anivia, wow, non può stare così avanti con Anivia. Quindi viene one shottata da me e Kassadin.
Io qua adesso decido di fare da peeler per Kassadin. Salto addirittura per parargli l'eventuale Q. Ma lui manca tutto. E adesso, siccome sono tutti low, qua entra in gioco il Kha'Zix. Salto, 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 salto. Ciao, ciao. Triple kill. Quindi prendiamo la torre mid, la prima e la seconda. E adesso andiamo back. C'è il red? No, vado back. Vado back, ho Black Cleaver. Ho anche una pink per un eventuale Baron. O Drake, che qualsivoglia. Possiamo fare praticamente tutto ora come ora. Quindi loro wardano tutto e noi decidiamo di mettere sotto pressione la bot tower. Visto che Komu anche lui è bello grossetto, ha static e bot, quindi ti fa i danni. Arriva Lee Sin, lo spacchiamo male, ma lui mi ulta. Io ulto, lui mi ulta, quindi una ulti per una ulti. Vado dai loro lupi, nel mentre ingaggiano. Komu si salva, non so come, e riescono a prendere la kill su tre. Oh mio Dio, arriva Nasus. Quindi arriva Nasus che... no, neanche mi slova. Boh, tanto ho i Mercury, ho il salto. Ok, adesso mi slovo. Quindi salto via. Lee Sin non si arrende, manca la Q e implode. Nasus non poteva fare niente, poveraccio. Quindi rimango, faccio il white. Che lo voleva Kogmo, ma avevo paura che lo uccidesse, quindi glielo stilo. Male. La vita jungle. Alla frame rate. E decidiamo di grupparci col team probabilmente ora, no? No? Ok, qua salto invece su Nasus. Quando il tuo tank muore dall'assassin, sai che sei nei casini, perché non è possibile. Prendo una double kill. Vado su Lee Sin, vengo uccato. Grazie a Dio mi salvo con 2 HP. Non so neanche... fuck! Quindi il mio team decide di inseguire Anivia e lei si salva. Maledetta! Quindi io muoio, sto andando di GA questa volta, non di Randuin, perché non hanno nessuno che io abbia intenzione di randuinare, a parte Nasus, che comunque non è un pericolo perché c'è il Locket, non ha neanche un item offensivo. Poi decido di fare una cazzata e fuck, 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 fuck. Non so perché non vogliono uccidermi. Fuck, 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 fuck. Ok, sono morto, no? What the fuck? Mi hanno lasciato scappare. Mi hanno letteralmente lasciato scappare. Cioè, ero dentro la loro base, nessuno mi ha cagato di striscio. Ok, va bene. Cassa di indeleto. Stilo il loro rate e il game è praticamente finito ormai. No, mancano ancora 4 minuti, wow. Ok, questo è l'unico team fight che vedrete. Quindi, siamo tutti mid. Siamo tutti mid. Io vado a fare il loro red. E nel frattempo Kogmo viene uccato. Dovrebbe essere uccato ora. Ecco, arriva Luke di Thresh su Kog. Quindi adesso non mi butto come un ritardato in mezzo alla mischia, perché potrei solo morire. Decido di focussare quello più vicino a me, che è Lee Sin. Tanto posso fargli un sacco di danni. Quindi nel momento in cui muore Lee Sin, vado su Nasus e adesso posso essere libero di saltare e di fare quello che voglio, visto che anche Draven è morto. Salto, prendiamo la kill su Anivia, l'assist, io risalto e boom, muore Thresh. Mundo decide di fare la torre. Facciamo la torre e andiamo back. Andiamo back, ma non voglio andare su Lee Sin, non voglio morire e regalargli un Baron. Quindi faccio la mia GA, mi porto mid e adesso sono illegale, perché posso fare letteralmente quello che mi pare piace con la GA. Già prima non è che scherzavo, ma adesso proprio sì. E vabbè, quindi questi sono stati altri 2 game della della qualificazione. Spero vi siano serviti, vi siano piaciuti. Da qui Agu è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!